And what about the media? How important is it for the mafia to own the message as well? La mafia sta attenta al consenso popolare. Oltre ad avere giornalisti amici, stanno incominciando a comprare pezzi di giornale o pezzi di televisione. Tranne De Benedetti, che ha fondato il gruppo La Repubblica Espresso e dopo ha subito il fascino della sanità, abbiamo la famiglia Angelucci, che possiede Libero e Il Riformista, Ciarrapico con una lunga lista di quotidiani locali e regionali, e poi il professor Rotelli, che invece ha puntato al top, al Corriere della Sera. Cominciamo da una vecchia conoscenza. Uno dei primi a fiutare l'affare della sanità, uno di quelli che fa convivere la passione per le cliniche con quella per i giornali. Io ho scoperto i quotidiani regionali, ce ne ho 12 nel Lazio, vendo 54.000 copie tutte le mattine, ma le vendo veramente. Faccio dei giornali, io li chiamo i giornaletti, perché ci occupiamo dei fatti di Rocca Secca, ma forse è il tipo di giornalismo che manca, che mancava. Lei, abbiamo detto, la passione per l'editoria ce l'ha. Angelucci, Libero e Riformista. De Benedetti, altro grande imprenditore della sanità. Rotelli. Rotelli ormai è il secondo azionista del Corriere della Sera. Ah, vabbè, siamo ad un altro livello. Sì. Però... altro discorso. Rotelli è un imprenditore serio. Investire nel Corriere della Sera oggi non ha nulla di economico, perché uno sta pagando. Ma ha molto di poteri forti, e tutto sommato si raschia negli imprenditori questo gusto di appartenere ai poteri forti, piace. Corriere della Sera e basta. Cosa vuole che le dica sul Corriere della Sera? Per esempio, perché ha deciso di gettarsi in un investimento così costoso. Oggi è il secondo azionista davanti alla Fiat, dietro a Mediobanca, con un pacchetto dell'11,07%. Ma ha esposto il suo patrimonio personale, attraverso la finanziaria Pandette, per circa 600 milioni di euro. Mi sono detto che era opportuno diversificare. Diversificare in qualche cos'altro che potesse essere per me interessante. Ho pensato che questo fosse il settore che mi era più congeniale. E per cui, diciamo, ho una qualche, forse, capacità di comprensione. Una pulsione che insomma ha pagato caro, perché lei ha pagato le quote anche 7 volte il loro valore. No. Proprio per accaparrarsi una parte delle azioni lasciate in pegno al Banco Popolare da Stefano Ricucci, Rotelli ha portato a casa il 6% circa, pagando ogni azione al prezzo stabilito di 4,51 euro, quando il titolo in borsa viaggiava intorno ai 60 centesimi. È l'ultima mazzata che almeno Rotelli ottiene di pagare in 2 rate. Sono 82 più 114. Sono... sì, più o meno. Nonostante lo sforzo economico pazzesco, Rotelli è sempre stato tenuto fuori dal patto di sindacato che riunisce gli azionisti che decidono. Diego Della Valle, pur avendo investito meno, invece è dentro al patto. Ma per evitare che i proprietari condizionino la libertà del Corriere, c'è da sempre un consiglio di amministrazione composto da figure indipendenti. Per Della Valle è ora di cambiare. Devono essere gli azionisti a metterci la faccia e entrare direttamente nel CDA. Nelle mie aziende io la faccia ce la metto sempre da sempre, quindi trovo strano stare lontani dai posti in cui uno deve dare, diciamo così, un contributo alla gestione di una società. Un conto è appunto parlare di un giornale o parlare di un'azienda che produce le famose scarpe. Io dico, se gli azionisti decidono di vedere come possono fare per dare una mano nella gestione del giornale, non nella gestione quotidiana, ma quella strategica, e se tra questi Rotelli deve fare il presidente, non vedo perché no, è uno di noi, è uno degli azionisti. È il 18 marzo, oggi si decide se i consiglieri indipendenti andranno a casa e al loro posto entreranno i proprietari. Nel parcheggio dietro via Solferino sfilano tutti, da John Elkann a Pesenti, da Geronzi a Montezemolo. Rotelli spera di diventare presidente del CDA che controlla il Corriere della Sera. 2 ore dopo il parcheggio si svuota. Nessuna dichiarazione, gli autisti tirano diritto. Solo un finestrino s'abbassa, è Marco De Luca, l'avvocato milanese che nella riunione rappresentava Rotelli. Avvocato, c'è qualche novità? C'è qualche novità? Confermato Marchetti? Secondo me nulla di definitivo. Lo vedremo prossimamente.
lo vedremo prossimamente. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Marchetti riconfermato non... No, non, nessun commento. Chissà cosa vuol dire, visto che tutto è andato come sperava Della Valle. Saltano i consiglieri indipendenti ed entrano gli azionisti. L'unico a restare al suo posto è Pier Gaetano Marchetti, sulla poltrona di presidente. Proprio la poltrona che doveva prendersi Rotelli. Uscito mani vuote da questo no. CDA del 18 marzo, no? Io ritengo di avere un piccolo merito, e cioè di avere svolto un'attività che ha fatto nascere il desiderio nei grandi azionisti di impegnarsi nella società. Diciamo uno stimolo dato da lei questo. Ma ritengo sia un piccolo merito, e quando questo accade, cioè che gli azionisti si occupano della società, è sempre una giornata radiosa. Mi chiedo, ma Della Valle sa fare i mocassini? Perché questo lo ha dimostrato e lo dice lui stesso, ma cosa capisce Della Valle di editoria? Sa fare l'imprenditore, e queste qualità contano. Cosa capisce Rotelli di editoria? Cioè, lei sa fare sanità? Ma un po' riduttivo. Non mi può ridurre soltanto la dimensione dell'imprenditore. No, ho fatto altro nella mia vita. Vuol dire entrare nel CDA per i grandi azionisti vuol dire anche lavorare sulla linea editoriale. Lasciamolo giudicare agli azionisti che hanno questo compito. E questo significa che saranno Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo, Giovanni Bazzoli, Giampiero Pesenti, Marco Tronchetti Provera e Cesare Geronzi a decidere il grado di libertà del direttore del Corriere. Finché c'è una compagine così, diciamo, variegata, è la migliore garanzia che questo sarà un giornale che potrà continuare ad essere un giornale libero, non c'è ombra di dubbio. Quanto è rischioso il venir meno del filtro tra la proprietà e ciò che viene scritto sul giornale, lo può sapere bene il suo direttore. Io ho avuto più volte anche in passato diversi dissidi anche con l'azionista Tronchetti rispetto a quelle che sono state le sue scelte in Telecom. Poi, per esempio, sul tema Mediobanca Generali, il Corriere della Sera ha espresso qualche dubbio in maniera chiara, in maniera netta, su una liturgia bizantina che forse non è più al passo con i tempi. Così, per esempio, abbiamo sostenuto che non fosse il caso che la Fiat acquistasse la Fideuram, non meglio non la Fiat ma l'Exor, la Fideuram, dal gruppo Intesa nel momento in cui c'era aperto tutto un tema che riguardava gli incentivi al settore automobilistico. Queste sono tutte posizioni che abbiamo adottato con la responsabilità nostra. Devo dire che gli azionisti le hanno discusse, le hanno accettate, ma hanno sempre rispettato l'autonomia e l'indipendenza del quotidiano. Che questo è il Corriere del Sì. Io non ho motivo di dubitare che questo possa continuare indipendentemente dal loro ruolo all'interno dei consigli di amministrazione della Quotidiani o della RCS Media Group. Se fino ad oggi è andata così, da domani quando si scrive di Telecom, Intesa San Paolo, Toz, Sai Fondiaria, Generali, Italcementi, che vuol dire grandi appalti, Mediobanca, Alta Velocità, Pirelli, magari della Juve e della Fiorentina, con quali pressioni bisognerà fare i conti? Di pressioni ce ne sono sempre, questo è inutile che... Poi spetta al nostro modo di fare questo mestiere, del resto immagino che Report abbia delle pressioni da parte del proprio editore ogni settimana, eppure fate il vostro mestiere e nessuno pensa che siate al servizio dei vostri azionisti che in questo momento coincidono con il governo per certi versi, no? Confermo, da buona parte dell'arco parlamentare e anche da tutto il resto. Però devo dire che nessuno mai mi ha impedito di parlare di questo o di quest'altro o censurato delle parti. Questo significa che le pressioni si possono contrastare
però c'è una differenza, Report è poca cosa e sta comunque dentro la RAI, che fa pur sempre servizio pubblico. Il Corriere risponde solo ai suoi azionisti e ci auguriamo che siano così illuminati da non sfondare le spalle di un professionista come Ferruccio De Bortoli, perché il Corriere fa gola e ogni tanto qualcuno tenta di scalarlo. Dopo la pubblicità. Questa indagine della Consob sul rialzo del titolo? Magari venisse un bel rialzo, io non lo vedo, ma quando è rialzato? Quando non c'ero. No, i tempi recenti. Guardi, io non vedo l'ora, la vorrei leggere in prima pagina, enorme rialzo del titolo RCS. E a proposito di pressioni, il titolo RCS, per esempio, le ha subite, ma sembra che nessuno se ne sia accorto. Lo scorso autunno, Geronzi dichiara che il primo azionista RCS non è Mediobanca, ma il re della sanità lombarda, Giuseppe Rotelli. E nasce un piccolo giallo, perché Geronzi è uomo riservato e di solito non parla a caso. Il 29 ottobre scorso, a margine della giornata mondiale del risparmio a Roma, Geronzi dichiara che Giuseppe Rotelli possiede il 15% delle azioni RCS e invita i giornalisti ad andare a verificare bene i pacchetti azionari. Se così fosse, Rotelli avrebbe dovuto denunciare i nuovi acquisti alla Consob. La notizia per un giorno finisce nei titoli di tutti i giornali. Abbiamo detto che noi non abbiamo più acquistato azioni dopo quelle dichiarate, quindi sono il secondo azionista. E come mai ha detto questa cosa Geronzi? Come mai ha detto questa cosa Geronzi? Deve chiedere a Geronzi. Ma lei che idea si è fatta? Perché non... Non sono curioso. Geronzi ha detto, Rotelli ha il 15%. Che no, non lo so questa cosa, ma è vero? E Geronzi avrebbe detto, no, fatevi bene i conti perché Rotelli è già il 15%, quindi è il primo azionista. Che appunto io le chiedo. Cioè, no, non l'ho seguita questa cosa, dovrebbe chiederla a lui. Ma capita anche di sbagliare, di fare un errore, no? Faccio io una domanda a lei, perché cosa può significare questo? Chi è? Va bene. Che? Va bene, scusi. Scusami. Niente. Pronto? Sì, ci sono, dimmi. Quindi era una battuta che voleva un significato particolare, era una cosa di attenzione nei confronti di Rotelli. A quel tempo, no? Questo era il senso della battuta. No, perché... Perché tu me lo chiedi, cioè, quale motivo ti è venuto in mente dopo un anno questa battuta, cioè per quale ragionamento? No, a parte che... Ci ritroviamo meglio. Il portavoce di Geronzi dice che era solo una battuta, fatta per sottolineare l'importanza dell'azionista Rotelli, ma il giorno dopo ci richiama per chiarire meglio. Ma perché non l'avete smentita dopo tutti quegli articoli di giornale? E poi a quel tempo il significato era questo, l'aveva smentita dopo Rotelli aveva portato la Consob, l'abbiamo lasciato. Per arrivare al 15 avrebbe avuto bisogno ben più del 2, avrebbe dovuto denunciarlo la Consob. Certo. Geronzi fa una battuta e Rotelli conferma la Consob che la sua quota è invariata. Esatto, è questa la cosa. E che a volte fa ste battute, uno poi, no? Sì, certo. Beh, infatti lui lui non parla con i giornalisti, buongiorno, buonasera. Quando parla dice che Rotelli è il 15. Quindi tocca stare attenti. Mamma mia. Comunque, proprio a fine ottobre si chiudeva un periodo molto buono per il titolo RCS, che in soli 46 giorni registrava un rialzo del 50.2%, un balzo sospetto sul quale indaga la Consob. Questa indagine della Consob sul rialzo del titolo? Magari venisse un bel rialzo, io non lo vedo, ma quando è rialzato? Quando non c'ero. No, i tempi recenti. Guardi, io non vedo l'ora, la vorrei leggere in prima pagina, enorme rialzo del titolo RCS. No, più 50,2% in 46 giorni non è male come rialzo. No, ma non ci posso credere, sarebbe stapperei dello champagne, ma non credo che è così. Verifichi meglio, se è così la considero questo una rialzo se l'è, perso, non, com'è? Se l'è perso questo rialzo, non se lo ricorda. Sì, io sto molto, molto spesso all'estero, ma tutti i giorni guardo comunque come i contadini quello che ho in cascina, non mi pare, non me lo ricordo, se è così è una bellissima notizia, speriamo che continui. Gliela do con qualche mese di ritardo, perché stiamo parlando di settembre, ottobre, novembre. Verificare, guardi, mi pare, a naso mi pare che non è possibile. Sarà andato, come noi, sul sito di Borsa Italiana,
dove si può vedere la curva del titolo, un rialzo che secondo la Consob potrebbe celare operazioni sospette. Guardi, quelle sono aziende oramai, ripeto, insomma, non voglio parlare per altri, ma in totale trasparenza su ogni fronte, non, sono talmente viste, controllate, guardate a vista, che neanche un pazzo, no? Che ne avesse voglia si metterebbe poi a giocare con cose che scottano così, no? La Consob sta facendo accertamenti chiedendo una serie di informazioni ad alcune società di gestione del risparmio che fanno operazioni sul titolo RCS. Fra queste c'è Prima SGR, che ha anche rastrellato piccole quote del capitale. Per Prima SGR, però, le richieste della Consob sono prassi ordinaria. Porti tra la Consob e l'SGR, in questo caso Prima, sono coperti da riservatezza, quindi... Se voi mi dite che è prassi ordinaria, è una cosa. Se voi mi dite non è prassi ordinaria, ma c'è la riservatezza... No, ma non è questione, è prassi ordinaria. Perfetto. Poi quello che viene questo genere di attività. Ed è attività diversa da un'ispezione.